Mister, appena terminata la partita col portichetto, portiamo a casa 3 punti, anche se nel secondo tempo, dal 20° in poi, abbiamo sofferto un po'. Sì, abbiamo sofferto un po', dai, diciamo dal 30° in poi, subito dal 30° quando c'è stato qualche cambio, abbiamo sbagliato su una palla lunga, non l'abbiamo letta bene. In realtà era la prima occasione vera che loro si costruivano. Abbiamo fatto gol, se vogliamo solo quella rovesciata del 9, molto bene Icardi che loro l'ha presa, quindi diciamo che era la prima occasione. E poi lì siamo andati un po' in difficoltà, abbiamo avuto un po' paura, ci siamo abbassati un po' per 10 minuti, poi gli ultimi 5 minuti in realtà ci siamo risistemati e siamo riusciti a star su. Sì, torniamo alla vittoria, anche perché era un po' che mancava questa benedetta vittoria e ci fa morale. Dobbiamo imparare però a chiudere prima le partite, perché sul 2-0 già abbiamo avuto 2 occasioni per chiudere 3-0 e rischiamo di così non subire gli ultimi 10 minuti di sofferenza totale, anche perché su campi così lo sappiamo, palate, pedalare, quando vengono a mancare un po' di forze, questo è il rischio. Ancora 2 partite, quella di recupero mercoledì e poi subito domenica con Rovellasca, che ci proiettano per puntare ad avvicinarci il più possibile a quello che è l'Intatese, che anche oggi non molla e vince ancora. Poi nel giro di ritorno bisogna fare tutto un altro campionato per provare a fare qualcosa di ancora meglio rispetto a quello che abbiamo fatto finora. Ah beh, certamente, anche perché quello che abbiamo fatto finora abbiamo visto che non basta, perché complimenti all'Intatese, lui perde un colpo, quindi è giusto che stia lì. Il nostro obiettivo adesso, guardiamo poco la classifica, è innanzitutto riquadrarci un attimino, fare più punti possibili già da mercoledì contro il Sanfermo, e vediamo poi a conti fatti quanto siamo a fine giro d'andata e valuteremo. Ovvio che per noi adesso sappiamo bene che dobbiamo bene o male cercare di vincere tutte, e potrebbe anche non bastare, perché in realtà se poi li vinciamo tutte, battiamo l'Intatese, loro vincono tutte come fanno adesso, rimangono davanti, però questo dobbiamo fare. Quindi Mutsupapa è arrivato un altro centrocampista, ti aspetti ancora qualcosa nel mercato o siamo messi così? Ma abbiamo detto già anche l'altra volta, se dovesse esserci un'occasione come difensore centrale, visto che Stevanin e Tamai comunque vada sono lungo degenza, quindi se c'è un'occasione proveremo a portarla a casa, se no va bene così, non c'è problema, anche oggi siamo abbastanza difesi bene, va bene. Sì, i giovani dietro si fanno ben rispettare. Vanzulli si sta facendo ben rispettare. Ci vediamo mercoledì. Ok, grazie.